Siamo all'interno del Museo dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, che ho l'onore di dirigere. Io sono Laura Speranza e questo museo, come lo vediamo adesso, è opera di una ristrutturazione avvenuta nel 1995 ad opera dell'architetto Natalini, con un riordinamento completo delle collezioni a cura della collega Anna Maria Giusti, tuttora una grandissima esperta di questa tecnica particolare del commesso in pietra dura che questo museo documenta. Si tratta quindi di un museo molto particolare, forse unico al mondo, che documenta la tecnica di lavorazione delle pietre dure. Una manifattura artistica che si era sviluppata a Firenze a partire proprio da Ferdinando I dei Medici, che fondò nel 1588 questo opificio. E il museo documenta proprio le attività che questo opificio ha svolto. Quindi è un museo soprattutto suddiviso per temi. Si parte proprio dalle collezioni medicee e granducali per approdare poi alla produzione post-unitaria, quindi dopo il 1861, quando praticamente l'opificio deve, una volta finita la dinastia lorenese, riciclarsi in qualche modo per poter vendere i propri prodotti. Per cui il museo è suddiviso in due parti che corrispondono proprio a queste diverse tematiche. Troviamo molte opere non finite, perché ovviamente i capolavori che venivano eseguiti in questo istituto erano poi destinati alle regi di tutta Europa. Quindi qui troviamo molti manufatti che documentano queste splendide opere. E abbiamo anche tutta una selezione delle miriadi di pietre dure che venivano utilizzate per fare questo commesso in pietre dure e anche i banchi da lavoro utilizzati proprio per svolgere questo tipo di intervento. Ci sono poi anche delle vetrine didattiche in cui il visitatore può comprendere passo passo quanto complessa e affascinante sia questa tecnica del commesso in pietra dura, che è stato definito pittura eterna o pittura in pietra.